Madonna! Le donne. E poi? Io ho detto le donne. E mo? State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglio mai cucire. Io ho detto le gomme. Ma che amore! Tu fanno gomme, più sicuri si va, tu fanno è grande, esperienza ti dà, segui la via. Tufano Gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli. Radio.0 Campania Radio Sport. Fuori gara! E da domani si comincia con la prevendita di Napoli AIK Solna, la prima partita di Europa League che gli azzurri giocheranno in casa giovedì 20 settembre alle ore 19. Martedì e mercoledì, vendita riservata ai soli abbonati con prelazione sul posto, avverrà attraverso il web e le abituali ricevitorie, esclusivamente per coloro che possiedono l'abbonamento provvisorio o il voucher elettronico. Sarà disponibile anche il botteghino 3 dello stadio San Paolo con orario 10:13, 14:18. Vietato il cambio utilizzatore. Da giovedì 12 invece vendita aperta a tutti. Questi i prezzi velocemente: tribuna d'onore 140 intero, 110 ridotto, Posillipo 90 e 75, Nisida 50 e 35, distinti 35 e 28, laterale primo anello 40 e 30, curva 20 e non ci sono i ridotti, così come per gli ospiti, prezzo unico 25 euro. Naturalmente su napolimagazine.com cercate la notizia, ci sono tutti gli altri particolari per l'acquisto online e quant'altro, tra le ultimissime di napolimagazine.com che adesso arrivano in radio. Caro direttore, buona settimana! Buona settimana a te, caro Sibilla, ti sento squillante. Torna il campionato, vuoi che non squilli? Molto squillante. Parliamo di un dualismo oggi che stanno creando, che secondo me va spento subito sul nascere, questo Panda e Vinzigna, un dualismo che sinceramente, ragazzi, non credo che sia giusto creare, perché parlare in questi termini addirittura del dualismo. Allora, diciamo che Mazzarri è stato molto chiaro sin da inizio stagione. Dopo averlo acquistato a titolo definitivo dall'Inter e con la cessione di Lavezzi al PSG, è inutile che ci giriamo intorno, Goran Pandev è diventato il titolarissimo a tutti gli effetti del nuovo Napoli, quindi credo che sia un titolo più che giusto, tra l'altro, perché qualitativamente il giocatore non si discute, ha fatto bene nel Napoli nella passata stagione quando è stato impiegato, e ci sta che adesso è il titolarissimo del Napoli, inamovibile quantomeno quanto Cavani, io dico, perché il Macedone tra l'altro è stato recuperato grazie all'ottimo lavoro del dottor Alfonso De Nicola, che come sempre il lavoro di staff del Napoli è perfetto nel recupero del giocatore. Ti dirò di più una cosa che forse nessuno sa, che svelo proprio adesso ai microfoni di Radio.0. C'è una cura costante del giocatore nei minimi dettagli. Pensate che Pandev è uno di quelli che viene sottoposto a più massaggi prima e dopo ogni allenamento, proprio per prevenire eventuali fastidi e fare in modo che possa essere a disposizione di Mazzarri ai livelli che tutti conosciamo. Ovviamente, Michele, per gran parte dei 90 minuti, perché avere una resa ottimale per 90 minuti non è facile per nessuno. Diciamo anche che attorno a Goran ci sono attenzioni speciali, per questo credo che sia giusto sottolineare il merito di tutto lo staff medico del Napoli che l'ha rigenerato dopo i problemi avuti negli ultimi anni. Insigne sicuramente darà il suo contributo, sta impressionando anche in nazionale, tripletta in allenamento. Ci sono tantissime partite in programma. Ma secondo te esordirà dal primo minuto domani? No, una coppia romanista, destro Osvaldo, poi a gara in corso vedremo Lorenzo. Le sue qualità però non si discutono assolutamente. E poi Michele, tra Europa League, campionato, ci sarà spazio per tutti. Hai voglia. Nel frattempo, caro Sibilla, l'erba del San Paolo continua a crescere. So che ti hanno appena nominato capo giardiniere. Ho un ruolo istituzionale. Tu misuri i ciuffi d'erba giorno per giorno, praticamente, se crescono. Andate su Napoli Magazine, c'è la situazione aggiornata questa mattina con tanto di video. E tra l'altro c'è un'esclusiva di Napoli Magazine, il primo sito al mondo che vi fa sentire anche il profumo dell'erba del San Paolo. Sì,
Assolutamente. In assoluto. Non si è mai visto. Se premete poi un bottone sulla tastiera, vi esce un ciuffo d'erba dal case del computer. La zolla da collezione. Non vi dirò qual è il tasto, perché ovviamente siamo dovete in fascia trovarlo. Protetta e non posso dire brutte parole a Michele Sibilla, che aspetto al varco per il suo ritorno in TV, dove sarà falcidiato ovviamente nel filo diretto di mercoledì dalle 15 alle 16. Protagonisti anche sono perché... i tifosi, ormai è uno sport nazionale. Io non aspetto no altro, però quindi... aspetta, andiamo in onda proprio mercoledì sera, perché domani sera c'è la nazionale. Ah, vedi, lo fai apposta. No, potrebbe giocare Insigne, quindi ragazzi, per questo dopo le violente polemiche che ci sono state la settimana, addirittura ha cambiato il giorno per no. non arrivare poi al processo del mercoledì che giustamente facciamo in radio. Torniamo seri su Napoli-Parma, perché Mazzarri ha intenzione di mandare in campo i titolarissimi con il rientro di Pandev ovviamente dopo la squalifica, Iller a centrocampo e Zuniga, dico, idealmente in vantaggio su Dossena, che però sta attraversando un ottimo momento di forma, mattinata anche con la moglie per Dossena al Corso Secondigliano, Michele, per acquistare dei gadget completini per bambini. Diciamolo anche, la faccio questa pubblicità agli amici di nuova generazione. Ma sì, tanto paga per il suo, qual è il problema? Ma no, perché sono amici e perché poi testimoniano che, vedi, anche in un quartiere dove spesso balza gli onori della cronaca solo per notizie negative, ogni tanto ci vanno anche personaggi per bene, no? Appunto, no, ma assolutamente. Passato anche Gargano, Hamsik. Ma ogni come tanto, la maggior ogni parte tanto delle anche, persone... no, dico, ogni tanto anche spesso, però, anzi, dico, anche a Secondigliano vengono fuori cose positive, però ma... poi fanno notizie sempre quelle delle sparatorie. Certo. Delle mazzate, vabbè, quanto dobbiamo anche dire che Secondigliano è un quartiere molto molto ampio, dove però la maggior parte delle persone sono persone per bene, professionisti, ognuno fa il suo mestiere assolutamente. Dicevamo, bisognerà capire a questo punto in che condizioni torneranno i 12 nazionali dai rispettivi impegni, certo, in certo. giro per il mondo, per capire poi se effettivamente Mazzarri li confermerà tutti. Diciamo che Iller è in vantaggio a centrocampo per il suo posto da titolare, diciamo anche che Gemayel è in vantaggio su Berami, diciamo che Zuniga è in vantaggio su Dossena ad oggi, ecco, però chiaramente manca ancora una settimana, non possiamo essere troppo chiari nelle nostre affermazioni. C'è una raccomandazione per te, caro Antonio: fai fare tutto con l'erba del San Paolo tranne che farla fumare. Insomma, vai, quella... vai ragazzi, scherziamo. Tra l'altro io non fumo, non bevo, quindi... poi verranno fuori foto su internet. Sto fumando, è vero. Cannone, no, assolutamente. Antonio, la ripresa è fissata per domani, chiaramente. Certo, quindi vedremo questo nuovo Napoli all'opera, fermo restando che attendiamo aggiornamenti da Castelvolturno, e se ci saranno convocazioni ovviamente saremo presenti per raccontarvi nei minimi dettagli quello che accade attorno alla casa del Napoli e nella casa del Napoli. E salutando Pino Tagliaratella e Marica Fruscio di nuovo sulle pagine di napolimagazine.com, Antonio, salutiamo anche te. Per questo permettimi anche di fare un breve passaggio, perché sabato Pino ha scritto una bellissima lettera all'ex compagno di squadra Carmelo Imbriani, affetto da un bruttissimo male, quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, sta lottando, ha già fatto 10 giorni fa la prima chemioterapia, e speriamo bene, dai, forza Carmelo, siamo tutti con te, come ha scritto Pino Tagliaratella su Napoli Magazine sabato scorso. Speriamo che vinci questa battaglia, perché davvero c'è poco da dire in questi casi. È la più importante, c'è poco da fare. Antonio, a domani. Abbraccio a tutti e forza Napoli. Grazie ad Antonio Petrazzuolo con le ultimissime di napolimagazine.com. Chiudiamo ogni giorno l'appuntamento con Fuori Gara, tranne il mercoledì, perché parliamo per un'ora con il portale preferito dai tifosi napoletani. E noi ci risentiamo domani a partire dalle 15. Da Michele Sibilla, forza Napoli! Radio.0 ha presentato Campania Radio Sport. Campania Radio Sport. Fuori gara! Madonna! Le donne. Io ho detto le donne. State scherzando? Non lo dite più una parola del genere, sapete? Voglia mai uscire. Io ho detto le gomme.
My amor. Tuffano gomme, più sicuri si va. Tuffano è grande, esperienza ti dà. Segui la via. Tuffano gomme, la scelta della sicurezza. Circonvallazione esterna, Arzano, Napoli.